Fischio d'inizio per il girone vastese di Serie D con una novità in quel di Scerni, dove nasce una nuova realtà di calcio a 5, seguendo l'onda lunga del disciolto Futsal Pollutri, che confluisce nella nuova dimensione rossoblu, affiliata alla società cittadina di calcio 11 e guidata in panchina da Ivan Evangelista. I cernesi fanno il loro esordio assoluto stagionale nel Palasport cittadino, affrontando un'altra primizia per la disciplina. A Scerni arriva infatti il Real Archi e per entrambe il test è utile anche per assaggiare le rispettive potenzialità e valutare con maggior senso critico le prospettive in ottica futura. La prima incursione della contesa spetta la squadra ospite con il gran destro di Mirko Deramo, ben controllato da Venditti. Sull'altro fronte Vitelli risponde presente al gran siluro di Nini Vaggi e il preludio al vantaggio dei padroni di casa, che matura il quinto grazie a Marchetti, lesto ad intervenire di prima intenzione sul tiro d'angolo di Delloso, che non lascia scampo a Vitelli. Quest'ultimo si riscatta al tredicesimo quando disinnesca il gran rasoterra di Delloso, ma deve arrendersi nuovamente al diciassettesimo quando i padroni di casa perfezionano il raddoppio grazie al gran destro di La Guardia, che infila nel sacco raccogliendo la rimessa laterale di Nini Vaggi. Il quintetto ospite prova a riemergere, ma Venditti è determinante per opporsi al gran bolide di Sciarra. Scampato il pericolo, i padroni di casa vanno a chiudere la pratica nelle battute successive, dopo il doppio salvataggio di Vitelli su Di Martino e sul missile dalla distanza di Nini Vaggi e il numero 5 di Mister Evangelista a perfezionare il tris, raccogliendo il suggerimento di La Guardia, protagonista di un precedente tentativo di rovesciata stoppato da Sciarra. La reazione della truppa archese si palesa prima dell'intervallo, dapprima con l'irruzione di Christopher Santulli che si spegne sul fondo e con il tiro di Dall'Oro che precede un legno che dà una grossa mano all'estremo di casa. Il buon finale di frazione della truppa archese viene confermato anche alla ripresa dei giochi, quando il quintetto ospite riesce ad accorciare le distanze grazie a Mirko Deramo, lesto a raccogliere da due passi la corta respinta di Venditti sulla precedente battuta a rete di Matteo Deramo. Poco più tardi Vitelli evita alla squadra di casa di tornare ad amministrare con un cospicuo vantaggio, rimediando sulla bordata di Di Martino alla disattenzione difensiva dei suoi compagni di squadra. Gli ospiti provano a sorprendere la difesa rossoblu con una rimessa laterale di Sciarra, con la fortuita deviazione di Nini Vaggi che rischia di causare una clamorosa autorete, ma il palo li va in soccorso e permette ai suoi di mantenere ancora un divario soddisfacente. Il quintetto di casa non vuole correre rischi e dopo il tiro di Marchetti, che da posizione propizia sparacchia sul fondo, e il successivo stacco che impegna l'estremo ospite, reattivo anche sul destro ravvicinato di Marchetti, arriva il quarto sigillo scernese firmato da Candeloro, lesto a ribadire da due passi sulla corta respinta della difesa ospite precedentemente impegnata dalla bordata di Marchetti. Il quintetto scernese legittima il vantaggio con nuove occasioni dalle parti di Vitelli, che al ventunesimo riesce a limitare i danni sulla zampata da due passi di Marchetti e pochi secondi dopo viene coadiuvato anche dal legno alla sua sinistra, che si oppone al velenoso diagonale di La Guardia dalla corsia mancina. Il Real allevia la disfatta con la seconda rete pomeridiana messa a referto da Sciarra, lesto a fiondarsi sulla corta respinta di Venditti, precedentemente impegnato da Quadrini. Ma il successivo doppio salvataggio dell'estremo rossoblu su Quadrini e Troilo depotenziano le residue velleità archesi, messe definitivamente in naftalina a ridosso del triplice fischio, con la cinquina scernese firmata da Delloso a bersaglio con un diagonale chirurgico dalla sinistra che non lascia scampo al malcapitato Vitelli. Francesco Pomponi, il presidente del AC Scerni Calcio a 5. In gergo cinematografico si può dire buona la prima. Sì, buona la prima, soddisfatti, diciamo, veniamo già da altri risultati utili di Coppa, siamo soddisfatti di questa prima di campionato, dai. Buona partita dentro il nostro palazzetto, che dire, siamo soddisfatti di questo inizio. È il primo anno che militate nei dilettanti, sappiamo che è un'ex società di Pollutri che quest'anno avete scelto di giocare qui a Scerni e dare il nome di Scerni. Sì, c'è stata un'unione di intenti tra i ragazzi dell'ex Pollutri insieme al gruppo nostro di Scerni, abbiamo portato a Scerni questa realtà e niente, siamo fusi con loro, un ringraziamento anche a loro che sono comunque rimasti con noi, una società nuova, un gruppo diciamo già rodato, però che era diciamo il gruppo del Pollutri dell'anno scorso, ma sono venuti a giocare qui quest'anno, un campo nuovo, un'esperienza nuova, diversa, ripartiamo bene.
Sì, però Presidente, non ci nascondiamo, non cominciamo a dire no, noi facciamo un campionato tanto così. Ci sono ambizioni? Le ambizioni sì, l'ambizione è quella di fare bene, di arrivare diciamo il più in alto possibile. Non nascondiamo niente, anche perché diciamo che una buona squadra l'abbiamo fatta. Il risultato è arrivare il più in alto possibile. Ivan Evangelista invece è il tecnico dello Scerni, calcio a 5. Dai, un buon inizio, il Presidente ha detto che già venivate da alcuni risultati buoni anche in Coppa. Che si può dire? Come si dice, chi ben inizia è a metà dell'opera. Sì, buonasera. Sì, arriviamo da tre risultati positivi di Coppa, compreso il quarto di finale col Tollo. E nonostante le assenze oggi abbiamo fatto una partita che serviva. Tre punti erano fondamentali per iniziare bene il cammino, adesso riazzeriamo e pensiamo al ritorno di Coppa a Tollo di martedì. Sì, il Presidente dice che è il primo anno che venite qui a Scerni, quindi ci tiene a fare bella figura. Sì, ovviamente le mie squadre, io ho sempre detto alle mie squadre che il mio obiettivo è vincerle tutta. Dopo ovviamente l'obiettivo che ha previsto la società è quello di arrivare più in alto possibile, però sappiamo che ci sono squadre molto più attrezzate di noi, però come ho detto già l'altra volta noi affronteremo tutti a viso aperto, quindi noi siamo pronti a qualsiasi tipo di sfida. Come mai mister e gli altri sono ben messi, più attrezzati di voi? A voi manca qualcosa o loro già sono al completo? No, vabbè, ci sono squadre come lo stesso Tollo, abbiamo affrontato in Coppa, squadre molto più organizzate, nel senso anche tecnico, tattico, comunque noi siamo una squadra dove tantissimi giovani, tantissimi ragazzi, che anche alcuni che non hanno mai giocato a calcio a 5, quindi ricominciare da capo con la preparazione è difficile, però ripeto, per noi dobbiamo dimostrare prima cosa a noi stessi che possiamo essere alla pari con gli altri e dopo partita si vedrà. Mirko Deramo, esterno del Real Archi Calcio 5, primo anno militante in questa categoria dei dilettanti, innanzitutto come è nata questa squadra? Allora, questa società è nata in poco tempo, eravamo agli sgoccioli delle iscrizioni per il campionato, abbiamo deciso di iniziare una nuova società ad Archi perché mancava da tempo. Allora un gruppo di giovani ci siamo messi avanti, abbiamo creato in 2 settimane la società e ci siamo iscritti alla Serie D di calcetto per cominciare comunque un nuovo percorso. Sì, veniamo alla partita di oggi. Mirko, una brutta sconfitta in questa di Scerni. Manca qualcosa oppure il primo approccio si sa com'è, è sempre mancanza un po' di esperienza? Beh, quello sicuramente, l'esperienza ci è mancata perché comunque loro sono ben rodati, sono una grande squadra, una buona squadra, abbiamo fatto il possibile, ci manca ancora tanto lavoro, dobbiamo migliorare, ci sono i margini per farlo e piano piano comunque con l'aiuto del mister Bottone che ci sta dando una grande mano, penso che avremo delle grandi sorprese quest'anno. Sì, allora testa la prossima partita in casa. Sì, la prossima abbiamo San Salvo in casa, cerchiamo di fare punteggio perché comunque anche se siamo giovani ed esperti ma sappiamo tenere il campo e sappiamo siamo grintosi e possiamo farcela. Quindi essendo voi al primo anno, Mirko, diciamo che la società vi ha chiesto sicuramente un campionato più tranquillo. Sì, sì. C'è un campionato tranquillo? Sì, sì, quest'anno non ha diciamo grandi obiettivi, di divertirci soprattutto e di portare avanti il nome del nostro paese. Comunque se poi riusciremo ad arrivare a qualche obiettivo, ben venga, altrimenti per l'anno prossimo.